Domenica 7 novembre, in occasione della giornata nero-verde, con l'esordio al Fattori dell'Aquila Rugby ASD contro l'Amatori Rugby Teramo, sarà ritirata la maglia numero 13 alla presenza di Tania Sarra e Stefano Parisse. L'Aquila Rugby infatti scenderà in campo con il celebrativo spallone nero-verde che avrà per la formazione seniores sulla manica la scritta Gigio. Una dedica speciale al compagno scomparso Gianluca Sarra. L'annuncio è stato dato nell'aula consigliare The Rubies dell'Aquila, dove è stata presentata ieri la prima squadra dell'Aquila Rugby ASD, assieme allo staff tecnico. La formazione ovale, composta attualmente da 29 tesserati con altri elementi pronti ad unirsi, sarà impegnata in questa prima fase della stagione sportiva 2021-2022 nella Coppa Abruzzo Seniores. In questo momento stiamo mettendo su la nuova squadra con i nuovi arrivi, diciamo i ragazzi più giovani, quelli più anziani. Comunque è una squadra in fase di rodaggio. In Serie C non è molto semplice gestire tutto quanto, ma stiamo mettendoci il massimo impegno per cercare di conciliare tutto. Ultimamente la squadra inizia a girare a livello anche di gioco, a livello di strutture, a livello di impegno, comunque nel contatto fisico, quello che si tratta di gioco anche la domenica, perché la domenica sappiamo che non ci sono squadre impegnative, però spesse volte dobbiamo, diciamo, andare oltre quelle che sono le nostre potenzialità, quindi avere molta fiducia nei nostri mezzi e cercare di essere sereni e tranquilli. Soddisfatta la neopresidente Carla Ianni, che assicura che si continuerà a lavorare fuori dal campo anche con i ragazzi della Under 17 e 15. Il nostro obiettivo è quello di ristrutturarci, di prepararci per un campionato ufficiale che si svolgerà a partire dal mese di gennaio 2022, e quindi questo è un momento per noi di, sicuramente di ripartenza, di strutturazione e di programmazione per nuove attività.